Thank mm -hmm. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi, quarto giorno della quindicina dell'Assunta, è la memoria di San Giovanni Maria Vianney, il celebre santo curato d'Ars. Nacque vicino a Lione, in Francia l'8 maggio 1786, figlio di contadini poveri economicamente ma ricchi di fede. Molto devoto della Madonna fin dalla sua infanzia, crebbe buono e puro, tanto che, divenuto sacerdote, un giorno disse: Io non conoscevo il male, lo conobbi più tardi dalle labbra di quelli che venivano a confessarsi. Da giovane voleva entrare in seminario per diventare sacerdote, ma non poté farlo perché doveva aiutare nel lavoro dei campi. Una volta coronato il suo desiderio ed entrato in seminario, incontrò però molte difficoltà nello studio. Alla fine il vescovo si decise ad ordinarlo sacerdote a causa della sua devozione alla Madonna e per il suo amore alla preghiera del Rosario. Era il 9 di agosto del 1815. Quasi subito fu mandato parroco ad Ars. Si mise dunque in cammino per raggiungere Ars, ma non conoscendone la via, domandò a un ragazzo incontrato per strada l'indicazione per il villaggio che doveva raggiungere, dicendogli poi: Io ti mostrerò il cammino del cielo. Trovò quella parrocchia completamente abbandonata e subito si diede a risanarla dai corrotti costumi. Qualcuno gli disse, Reverendo, qui non c'è nulla da fare e lui rispose, Dunque c'è tutto da fare e si mise all'opera. In che modo? Pregando davanti al tabernacolo e trascorrendo così le sue giornate. All'inizio vi era stento qualcuno che andava a messa la domenica, al termine della sua vita ormai divenuto anziano, a stento vi era qualcuno che non andava alla messa quotidiana. Il suo zelo, la sua eroica penitenza, la sua profonda umiltà, la sua ardente carità in poco tempo avevano cambiato quel popolo. La chiesa era frequentata, i fedeli si accostavano spesso ai sacramenti e i vizi lasciavano il posto alle virtù. In qualsiasi tempo i fedeli si recassero alla parrocchia trovavano il loro sacerdote in chiesa. Il confessionale era il suo luogo ordinario di abitazione e non passarono molti anni che Ars divenne la meta degli uomini più eminenti. Persone di Stato, letterati e vescovi si recavano dal Santo Curato per ricevere i suoi illuminati consigli. Fu ammirabile nella devozione alla Madonna, al Santo Rosario, all'Eucarestia, queste furono le sorgenti della sua efficacia sulle anime. Il demonio però non mancò di mettere a dura prova la virtù del Santo, ma tutto ciò non fece che robustire il suo spirito. Della Madonna e della devozione Mariana così scriveva. La devozione alla Vergine è soave, deliziosa, nutriente. Il suo cuore è così puro, bello e buono è opera e delizia della Santissima Trinità. Il Padre si compiace di esso perché capolavoro delle sue mani. Il Figlio lo guarda come il cuore della Madre sua, sorgente alla quale attinse il sangue che ci redense. Lo Spirito Santo lo considera come il suo tempio. Il cuore di questa buona madre è tutto amore e misericordia. Ella non desidera che di vederci felici. Basta rivolgersi a lei per essere esauditi. E diceva, i cuori di tutte le mamme del mondo uniti insieme non sono che un pezzo di ghiaccio a confronto del cuore dolcissimo che Maria ha per ciascuno di noi. Estenuato dalle fatiche, macerato dai digiuni e dalle penitenze, il 4 di agosto del 1859 terminò i suoi giorni nel bacio del Signore. Volendo parlare più in profondità della devozione mariana di San Giovanni Maria Vianne, è molto bello ripetere quanto il Papa Benedetto XVI disse all'Angelus del 15 agosto 2009, quando era in corso l'anno sacerdotale che vedeva nel santo curato d'Arse il modello per ogni sacerdote. Il Papa diceva Sapete che stiamo celebrando l'anno sacerdotale nel ricordo del santo curato d'Ars e vorrei attingere dai pensieri e dalle testimonianze di questo santo parroco di campagna alcuni spunti di riflessione che possano aiutarci tutti, specialmente noi sacerdoti, a ravvivare l'amore e la venerazione per la Vergine Santissima. I biografi attestano che San Giovanni Maria Vianney parlava della Madonna con devozione e al tempo stesso con confidenza e immediatezza. La Santa Vergine soleva ripetere, è senza macchia, ornata di tutte le virtù che la rendono così bella e gradita, la Santissima Trinità. E inoltre. Il cuore di questa buona madre non è che amore e misericordia, non desidera che di vederci felici, basta solo rivolgersi a lei per essere esauditi. Traspare da queste espressioni lo zelo del sacerdote che, mosso da anedito apostolico, gioisce nel parlare di Maria ai fedeli e non si stanca mai di farlo. Anche un mistero arduo come quello dell'Assunzione egli sapeva presentarlo con immagini efficaci, ad esempio così. L'uomo era creato per il cielo, il demonio ha spezzato la scala che vi conduceva, Nostro Signore con la sua Passione ce l'ha formata un'altra. La Santissima Vergine è sull'alto della scala e la tiene a due mani. Il Santo Curato d'Ars era attratto soprattutto dalla bellezza di Maria, bellezza che coincide con il suo essere l'Immacolata, l'unica creatura concepita senza ombra di peccato. La Santa Vergine, affermava, è quella bella creatura che non ha mai disgustato il buon Dio. Quale pastore buono e fedele, egli dette prima di tutto l'esempio anche in questo amore filiale per la madre di Gesù, dalla quale si sentiva attratto verso il cielo. Se non andasse in cielo, esclamava, come sarei addolorato, non vedrei mai la santa vergine, questa creatura così bella. Consacrò inoltre più volte la sua parrocchia alla Madonna, raccomandando specialmente alle mamme di fare altrettanto ogni mattina con i loro figli. Cari fratelli e sorelle, facciamo nostri i sentimenti del Santo Curato d'Arse, e con la stessa fede rivolgiamoci verso Maria Assunta in Cielo, affidandole in modo particolare i sacerdoti del mondo intero. E dopo questi bellissimi pensieri del Papa Benedetto XVI vogliamo concludere con una preghiera alla Madonna. O Vergine Immacolata, Madre di Dio degli uomini, noi confidiamo che le tue pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie, sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze. Che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie, che tu senta la voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato, ecco il tuo figlio. Noi che ti invochiamo nostra madre, ti prendiamo come Giovanni, per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale. Ave o oh Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.